Ciao! Molto bene, allora sono le 12:15, ho finito la live streaming in chiesa tipo mezz'ora fa, sono tornata a casa e ora devo prepararmi da mangiare, devo andare a montare il video che deve uscire oggi, ma che è uscito ieri. Bene, allora ho mangiato, ho montato il video, caricato il video, fatto la copertina, sto elaborando il video, tra un po' dovrebbe uscire anche se un po' in ritardo, ma ora passiamo alle cose serie, proprio quelle wow. Praticamente l'altro giorno ero su YouTube e mi sono imbattuto in un video fico, fiero, devastante, pazzesco sul motion control. In sostanza, praticamente con una specie di braccio robotico fanno andare un aereo finto davanti a uno schermo e lo riprendono, ricreare una scena, farla sembrare realistica. Ora, dato che io l'altro giorno ho sistemato un braccio robotico e devo provarlo, devo testarlo, ho pensato, sì, esattamente, avete proprio capito, provare a fare il motion control come nel video che vi ho fatto vedere prima con l'aereo, quindi ora lo andremo a fare. Ma calma, calma, voi direte, ma devi svuotare il terzo cassetto, e vi dirò no, oggi non lo svuoto perché il terzo cassetto è già ordinato, quindi ci penserò domani a riordinare i cassetti, il quarto cassetto, quindi andiamo nel laboratorio. Password, password, ciuffo, ciuffo rosso, naso all'insù, ciuffo, password ok. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è un aeroplano, qualcosa, in questo caso uno shuttle, e ovviamente il braccio. Eccolo qua. In sostanza, cosa voglio andare a fare? Voglio provare a attaccare qui l'aeroplano, così. Successivamente far fare tipo questo lavoro e intanto poterlo girare così. Secondo me viene una figata. Quindi, quando si va a progettare un movimento per un braccio, un robot umanoide, bisogna per prima cosa mettersi a provare manualmente il movimento che deve fare, e in questo caso il movimento è questo. Noi vogliamo che faccia questo movimento muovendosi verso l'alto, quindi quali saranno i motori che dobbiamo utilizzare? Questi due qua, questo e questo qua, quelli che controllano, diciamo, un po' idealmente il tilt del braccio, ecco. Bene, ora servirà la scheda, il computer e la batteria, e dopo si può cominciare, quindi accendo tutto, preparo tutto e ci rivediamo qua. È un po' come Art Attack. Benissimo, ora per prima cosa attacco per bene i cavi alla scheda. Allora, vi dico che a me fa molto paura questo braccio perché, come avete visto nell'ultimo video in confusione in laboratorio, fa un po' quello che vuole. Adesso però, per sicurezza, ok, perfetto, perfetto, questo è il braccio, funziona molto bene. Ora si dovrebbe abbassare, ok. È bellissima sta cosa. Ora il punto è che non è abbastanza, non è veramente fluido, però ci sta. Secondo me anche solo questa parte è fica e voglio dargli un po' di rotazione qua. Quindi ci siamo quasi per avere un
non verrà fuori una cosa da cinema, però voglio provare a fare soltanto l'effetto, quindi ci sta, mi piace. Ops. Sì. Quando lo spengo mi devo ricordare di prenderlo perché casca morto. Adesso vi faccio vedere questa scena, come è venuta, più o meno come deve venire. Non è un granché, però è carina. Allora, non ho ripreso le prove davanti allo schermo perché ho solo questa camera e la GoPro non ha un buon audio. Allora, ho fatto le riprese con questo, non sono venuto un granché purtroppo, quindi l'esperimento è quasi fallito. È fatto ma non perfetto, sarebbe da migliorare molte cose, tra cui la stabilità di quel braccio, perché non è molto fluido, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe bello in futuro provarlo con un altro braccio, e ho già in mente con quale. Nel senso, se mai dovessimo tornare a scuola, prima o poi potrei provarlo. Perché lì c'è un braccio figo, ci sono dei bracci fighi, degli schermi fighi, c'è un televisore enorme. E questo braccio enorme, fluidissimo, voglio provarlo, infatti appena ci torneremo a scuola lo proverò. Per di più, durante le riprese ho pure rotto il secondo schermo, quello lì, perché per sbaglio l'ho tirato su e questo qui non l'ho tolto e l'ha preso qua. Sono triste ora, vabbè, pazienza. Comunque ora vado a montare il video perché non vedo l'ora di provare a sistemarlo un pochino, e ci si vede domani con un prossimo video. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia fatto passare del tempo. Ciao! Allora, spero che mi si senta bene, parlo a bassa voce perché sono 2:30 di sera, di notte. Purtroppo non sono riuscito a montare gli effetti del video perché l'immagine non è fatta bene. Questo qua, visto che era un mio esperimento per provare una cosa nuova, per scoprire qualcosa di nuovo, ovviamente, anzi purtroppo, non è venuto come me l'aspettavo, perché era la prima volta che lo facevo. Ora so come comportarmi e in futuro, come già ho detto, con un altro tipo di braccio proverò a rifarlo e cercare di farlo meglio. Quindi questo è tutto.